Siamo qui a Venezia, negli spazi espositivi di Ca' Foscari, dove avevo deciso di portare questo artista, Han Meilin, primo cinese mai designato dall'UNESCO artista per la pace. Ma perché questo? Perché volevamo che un messaggio sulla natura, sul patrimonio culturale, sulla fragilità dell'ambiente venisse espresso a Venezia, non da un veneziano, non da un europeo, ma da un esponente di una grande cultura, la cultura cinese. Italia人这么热情，意大利人有天生的艺术的这种欣赏的这种天才。 我没想到意大利人那么热情，啊，对东方艺术嘛，我认为这里面很可能是因为两种文化不太容易碰，很容易碰撞。咱们想的很容易接受，不管是老的也好，年轻的也好，老画家、老艺术家，像门迪尼这样一些人，都是很受欢迎。 Quindi oggi qui quello che stiamo celebrando è una poesia, un poema, una dedica alla città più straordinaria del mondo, Venezia, ma anche la più fragile, la più esposta a quelle che possono essere le catastrofi della natura, dove l'opera dell'uomo insieme a quella della natura hanno creato un capolavoro unico al mondo. Han Meilin, col suo linguaggio orientale, col suo abito mentale di uomo dell'Oriente, lo ha capito venendo qui per la prima volta un anno fa, quando l'ho accompagnato a Venezia. Si è innamorato di questa città e il suo sogno era quello di far capire che il messaggio che lui intende dare di un'appartenenza alla natura, di un rispetto di un mondo fatto di bellezza, ma anche di fragilità, venisse dato proprio qua, a Venezia, in un bellissimo palazzo, nella più prestigiosa università di questa terra che ha dato i natali a Marco Polo e che ha aperto per la prima volta la Via dell'Oriente.